Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi vi porto a vedere un panorama un pochino diverso. Eccoci qua, sempre bello il lago, eh? Guardate, qua è pieno di fauna. Allora, molti di voi mi scrivono per il nostro incontro, chi di qua, chi di là, chi prima, chi dopo. Allora, al massimo possiamo spostarlo al 5, mi pare che sia 5 marzo, la prima domenica di marzo. Fino lì ci possiamo arrivare. Allora andiamo a vedere, vi dico subito il 5 marzo. 5 marzo è la data limite, non oltre, perché dopo qua si comincia per la stagione, avrò degli impegni, dovrò fare i corsi di aggiornamento, tutte queste cose che di solito richiedono per la stagione estiva. Per cui domenica 5 marzo potrebbe andare bene. Fatemi sapere sotto qua nei commenti se è una data che vi può andare bene. Io direi di sì, anche magari il clima è un attimino più mite, quindi non abbiamo bisogno neanche della sala, possiamo stare a spasso a raccontarcela. Vabbè, comunque vedremo, vedremo, vedremo. Tutto ancora da organizzare, tutto ancora da iniziare. Allora, vi è piaciuta la direttina ieri? Mi pare di sì. Spero di non essere stato troppo strong, troppo hard, come si dice. Però, se si vuole dare una smossa e cominciare ad avanzare, bisogna un attimino confrontarsi con certi concetti. Certi concetti che ovviamente spiegherò solo qua sul Pirata, per i motivi che ci siamo più volte detti, che sull'altro canale più divulgativo e anche più formale diventa un po' più complesso, con una maggior partecipazione ovviamente, parlare di certi concetti, dove qua invece con più tra amici, diciamo, che possiamo raccontarcela anche in un pochino meglio, non lo so, forse mi sono spiegato anche male, ho fatto su un rebelot, come si dice. E qua stiamo entrando in una spiaggia privata, vediamo se ci fermano le guardie. E quindi diciamo così che qua siamo tra amici, quindi certe cose possiamo dircele senza che saltino fuori proteste, cose, commenti chilometrici, e quindi si riesce un pochino ad avanzare più facilmente. Quindi uno dei motivi per cui forse è meglio tenere due canali separati, non lo so, o forse era meglio unirli perché anche gli altri potevano partecipare, non lo so. Intanto procediamo un po' così, poi vedremo cosa succede. Quindi mi pare che stiamo facendo alcuni passi avanti. Guardate il lago, veramente meraviglia. Oggi il tempo è così, invernale, giustamente, un po' grigio. Ci vuole anche questo. Volevo vedere se vi riuscivo a far vedere, ma qua abbiamo solo, vedete, queste vongolette. Guardate. Mentre qua una volta c'erano proprio le cozze di lago, che non sono buonissime come quelle di mare, ma comunque non erano male da mangiare, ma sono state sostituite. Eccole qua, guardate che ce n'è una. Eccola qua, guardate, eccola qua. Queste sono le cozze di lago. Via che queste vongolette, che provengono ovviamente dai laghi del Nord America o da altri laghi, attaccate sotto le barche, hanno preso e colonizzato il lago a scapito appunto delle cozze. Però vedete, qualche cozza ancora, qualche gusciolo si trova, quindi qualche cozza ancora nel lago c'è. Qua ne abbiamo anche più di qualcuna, vedo. Guardate
Guardate, anche qua ce n'è un'altra. Anche qua, anche qua. E sono proprio cozze come quelle ovviamente di mare. Ripeto, con un sapore un po' diverso, perché ovviamente filtrano l'acqua non salmastra, ma l'acqua dolce del lago. Vi ho fatto vedere anche questa cosa. Oggi mi sento Piero Angela. Bene, il vlog di questa mattina è un po' veloce, mille cose da fare, e quindi adesso devo andare a mettermi all'opera, anche perché oggi pubblicherò sul primo canale il secondo video di morte condivisa, in cui il morente, in questo caso una signora, la morente trascina di al capezzale in un NDE indotta. Quindi in giornata correte a vederlo. Chi non si è iscritto al canale, si iscriva al canale, metta il like, condividete il video sui vostri social. Ci vediamo, a Dio piacendo, nel vlog di domani mattina. Ciao a tutti da Armando. Ciao!